Bentornati sul canale del Blazing Team. Siamo qui con che cosa hai fatto oggi? Sto alla regionale di Asola. Sei un meschino. Ok, cosa hai giocato? Ho giocato Orcus Invoked. Vediamo subito la lista. Certo. Allora, ovviamente tre connettori. Mono Delfino Berricchi, che è stato dal ragazzo di fianco. Grazie. Doppi Alessi americani, fortissimi, perché ti permettono di chiudere tutta la combo roll. Ma se sono americani hanno due invocation? No, perché ne gioco una. Ah, ok. Ti permettono di chiudere tutta la combo Orcus standard, più Caliga, che ti permette di attivare un solo effetto di, per turno, la counter, le formule, insomma. Poi ti permettono di ripartire dopo se devi atticcappare con Purgatro e altro. Tre Ash, una Cicuta, due Cavalieri dell'Incubo Orcus Extra, pescate in mano un po' di volte, due Arpe, uno Scheletro, uno Bacchetta, Luca prestato sempre dal ragazzo, e poi il Monoper dei due TK. Questi sono i mostri. Per il ragazzo riguarda... che fa Caritas, sempre io. Bravo, bravo. Bravo, per quanto bravo. Riguarda le magie, dunque 3 Engage, mono token e mono booster, diciamo, perché quando parti con questa per fare la combo puoi pararti la mermaid da eventuali entrap o impermanence, due terraformare, due instant fusion, è giusto un extender, non ci porto wind o alto perché alla fine chiudendo con Caliga diciamo trovo più forte, cioè almeno più accessibile quella, e comunque l'indirizzo al cimitero posso usarlo il turno dopo. Tre Twin Twister perché sono troppo forti per tutti i cancri che girano in questo meta. Tre Colled, mono Babele, doppia Meltdown, anche questa da doppia Leicester perché è americana. Buono. Doppio palcoscenico, davvero forte, soprattutto per i mazzi che settano tanto, perché diciamo obbliga l'attivazione di certe carte abbastanza sbagliate, quindi fortissima. Mono invocazione Ultimate, bellissima. Con la K? Esatto. Mono set rotation perché giocando comunque 5 tipi diversi di magie terreno, diciamo era forte giocarla perché mi dava più accessibilità a quello che mi serviva. Può essere una ottamina volendo e comunque togliere terreno problematico perché ce ne sono tanto che girano. Poi di trappole, 3 impermanence, doppia fog blade, crescendo. Per quanto riguarda l'extra, ho giocato tripla Galatea, mono Rusty, mono Cerbero, poi ho giocato doppia Sirena, perché se si becca qualla volta posso scompare il turno di dopo, mi serve per ripartire, perché se non ho carte in mano, cos'estra, insomma, non riesco a andare. Poi doppio, no, mono Felice, mono Cagari, doppio di Ingirsu, l'ho provati a 1, niente, 2 per forza, anche lì l'ho provato a 2 ma 3 per forza, poi mono Thousand Eye per togliere i mostri problematici, mono Purgatrio per otticappare, mono Mechaba perché partendo con la combo puoi anche chiudere prima di fare tutta la combo cos'estra con un Mechaba sotto Mermail, diciamo, chiamarmi voi, e mono Caliga americano, bellissimo, fortissimo, ti permette di attaccare solo con un mostro e di attivare solo un mostro, un effetto di mostro per turno che con la counter praticamente illecita. Esatto. Di side ho giocato 3 Pancratops. Questa meta come li hai trovati? Ma l'ha bloccata un paio di volte, utili ma non troppo per ora. Umili. 2 super poli, ma in tirata. 2 incubo infinito per i mazzi mina o comunque pendolo. Contro il ruolo di Sky Strike anche forte, ma non ho avuto l'occasione di tirarla neanche una volta. Doppia Evelyn che tornerei volentieri anche perché non l'ho mai usata, metterei la terza di questa. Un ordine imperiale neanche questa mai girata. 3 Lancia perché in Mirror Orcus è davvero forte anche se non l'ho mai vista. Poi di extra uno Starving Venom per la Super Poli e un Salamagna sempre come target di Super Poli. Ok, commenti, cambieresti qualcosa nella lista? Sì, sicuramente cambierò qualcosa, diciamo per rendere un po' più meno brick, perché di solito non brick, però oggi ho visto una mano davvero brutta, quindi voglio cercare di migliorarlo il più possibile per renderlo anche un po' più veloce e più semplice, insomma, così. Per il resto diciamo che mi sono trovato davvero bene, non mi ha dato problemi particolari e
Sì, mi piace. Ringraziamenti? Ringrazio tutto il team del Never Stop Blazing Team, perché come sapete siamo un team nuovo, siamo volenterosi, siamo bravi ragazzi, e non ti commuovere. Quindi niente, ci sentiremo prossimamente sul canale del Blazing. Questo è tutto, arrivederci.